Matteo 25, che opportunamente stamattina è stato letto. Quindi si intende in questo ambito di cui stavo parlando oggi e il mese prossimo e poi degli eventuali progetti che verranno, esclusivamente di questo tipo di diaconia, poi il resto è tutto diaconia. Da questo punto di vista noi non è che vogliamo cambiare i significati alle parole, però parliamo esclusivamente di una diaconia che aiuta i poveri nei vari ambiti in cui si può fare qualcosa. La seconda notazione è che questo problema delle diaconie è arrivato un po' come un fulmine al Cesserino, nessuno sapeva che se ne sarebbe parlato, anche se era stato scritto sul programma, quindi abbiamo avuto l'invito, l'abbiamo letto su internet, però giustamente nessuno sapeva l'ambito di lavoro in cui si sarebbe esplicato questo tipo di intervento. È bene che ci sia stato, perché a un certo punto bisognava pure parlare di questo argomento, visto che il progetto inizia ora e andrà avanti per un periodo abbastanza lungo e se funziona andrà avanti per moltissimi anni. E terza annotazione che ho fatto nei decanati che erano riuniti qui, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, è che si fanno già tante di quelle attività ascrivibili a questo termine di diaconia che sinceramente io non me l'aspettavo proprio. Ho saputo di mense che sono giù alla sanità organizzate da una parrocchia dei Camaldoli, luoghi in cui si lavora nel carcere, non dimentichiamo il carcere, 4 diaconi che lavorano in carcere e che sarebbe bene se facessero fare un mandato dal vescovo, che il vescovo deve sapere che ci sono diaconi che lavorano in carcere, sì. Deve sapere che ci sono diaconi che lavorano negli ospedali, perché sono mandati espliciti che bisogna fare. E ho notato, è uscito fuori che il terzo decanato, per esempio, la zona di quartieri spagnoli e parte di Chiaia, se non sbaglio, molto attiva in questo. Santa Brigida c'ha la mensa per i poveri, c'ha le docce, il Carmine, questa la sapevo questa realtà perché nel mio decanato ha una mensa aperta addirittura la mattina a colazione, il pranzo, le docce, vestiti e coperte. Quindi sono realtà già esistenti, nelle quali però in alcune i diaconi lavorano, in altre i diaconi non ci sono, sono assenti. E sarebbe bello se i diaconi prendessero prima di tutto conoscenza di queste realtà, e noi dovremmo fare un censimento sicuramente a livello decanale, e poi se è possibile andarci a lavorare direttamente. Secondo, come dicevo nel gruppo, un lavoro in partizione di tempo, perché nessuno di noi può impiegare 12 ore al giorno in una stessa attività. Abbiamo le catechesi da fare, abbiamo qualche impegno parrocchiale, abbiamo la famiglia, chi c'è il lavoro. Quindi si lavora in partizione di tempo e suggerivo infatti a tutti gli amici, lavoriamo nella Chiesa con la stessa efficienza ed efficacia con la quale lavoriamo nelle nostre aziende. Noi siamo stati pagati, io per 40 anni mi ha pagato un ente per lavorare, spero di aver lavorato bene. E io devo lavorare con la stessa capacità, se non migliore. Non è che alla Chiesa io do quello che resta della mia capacità, devo dare il meglio, se possibile, visto che il Signore mi manda in salute, allora il meglio lo devo dare là. Si parla ancora del centro La Palma, che è a Capodimonte, che c'è addirittura 65 posti letto, se ho segnato bene, che è un luogo importantissimo. Capodimonte, La Palma. Allo Scudillo, Salina Scudillo. Scudillo, Scudillo, quell'edificio che si vede da Capodimonte, grande, dove fanno i francescani, quella è la fondazione di San Ludovico dalla Sola. Sì. Quindi lì sono 65 posti letto, c'è lavoro per chiunque abbia voglia di andare a lavorare. E da questo punto di vista le disponibilità di lavoro,
diciamo, da parte di persone che non sono diaconi, ci sono, non sono diaconi, perché in queste strutture lavorano già moltissimi soggetti che sono accoliti, lettori, che sono le mogli dei diaconi, le mogli di coloro che fanno le catechesi nelle chiese, quindi la disponibilità c'è. Per quanto riguarda, mi parlavano anche della mensa Dorindoruotolo, 90-100 persone addirittura al giorno, e questo è un numero notevole. Poi presentavo io l'esigenza di un dormitorio al centro di Napoli, perché il dormitorio pubblico non ce la fa. Addirittura quest'inverno, alla capienza di 120 persone, si è arrivata all'esigenza di 2.000 posti letto, e non sono numeri campati in aria, sono numeri che ha evidenziato la comunità di Sant'Egidio insieme al comune. Hanno fatto un incontro e hanno chiarito che la disponibilità dovrebbe essere di circa 2.000 posti letto. Che